quindi a prescindere che non si sia inciso il nome sul parlamento, si riconosce comunque l'identità. Ah, questo è il lazzaretto che hanno fatto portare da Milano? Sì, esatto, sempre secondo il loro, recupero del passato. Questo recupero del passato non limitava ad essere solo una riproduzione di quello che erano i principali stilemi, insomma, dell'epoca antica, comunque dell'epoca del passato, ma in questo caso concretamente si è salvato parte di un monumento che in Milano era oramai inutile e effettivamente lo volevano radere al suolo. Sì, sì, è stato raso al suolo. Praticamente si trovava in quel quadrato che si può riconoscere ancora oggi tra via San Gregorio, via Vittorio Veneto, via Lazzaretto, quindi via Letizia, più o meno in quella zona lì. Ok. Era il famoso Lazzaretto di Milano, che nasce in realtà in epoca sforzesca, quindi siamo negli anni 80 del 400, però ecco, assume poi una maggiore rilevanza a livello di conoscenza soprattutto con l'opera dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Questa è la riposizione, così chiamiamola, di una delle porte minori di questo lazzaretto, e quindi ecco come si può intendere in questo caso, ecco, non si ripete solo la riproduzione ma è proprio la ricollocazione di un elemento che era stato effettivamente esistente in Milano. E c'è poi però una particolarità che si lega in questo caso solo ai Bagatti Valsecchi, ed è quella lapide in centro, in cui si riconosce che il lazzaretto viene costruito in questo caso, quindi viene ricollocata come porta anche come una sorta di ex voto, quindi riconoscendo che i Bagatti toccano in realtà il suolo di Varedo nel 1523, quindi sicuramente molto prima degli attuali, siamo già nell'Ottocento. E questo Pasino Bagatti giunge a Varedo proprio per scappare dalla peste, quindi in realtà la ricostituzione di questa porta non ha solo un valore storico per i Bagatti Valsecchi, ma anche un valore più personale.